Partiamo dalla prestazione di Lecce, no? Come la valuti nel complesso, un punto prezioso, due punti persi? No, io più che altro a dire prima di due punti persi o un punto prezioso, io vado a sottolineare la prestazione, che comunque non è facile andare a Via de Mare, andare a Lecce con un pubblico di quasi 20.000 persone e imporre il suo gioco, la personalità di squadra. Quindi secondo me va visto proprio su quello punto di vista, proprio della prestazione, che è stata comunque una prestazione di personalità. La sensazione è che è mancato giusto il gol, no, più che una sensazione, ma in realtà, per coronare una prestazione, come dicevi tu, giustamente, bellissima. Come mai è mancato giusto l'ultimo, secondo te, l'ultimo tassello di questo bellissimo mosaico? Sicuramente la prestazione, ripeto, è stata quella di personalità, magari oggi diciamo che è mancato solo la vittoria, e per conquistare la vittoria ci voleva il gol. Però il rammarico, ripeto, non ci rimane. Dobbiamo comunque essere consapevoli che siamo una squadra che ancora abbiamo tante margini di crescita, quindi è un altro fattore che ci lascia ben sperare. Che segnale pensate di aver mandato al campionato con questo bel pareggio a Lecce? Penso che il segnale è stato mandato da entrambe le squadre, tanto noi che siamo comunque andati lì con 20.000 persone e abbiamo imposto il nostro gioco come se eravamo qui a Zaccheria, e anche loro che comunque hanno impostato la partita in quello senso, hanno avuto anche loro delle occasioni, però penso che il messaggio che è stato mandato al campionato è che siamo due squadre che lotteremo fino alla fine per la vittoria del campionato. Due squadre più altre due, perché in questo momento la lotta per la prima posizione è circoscritta a quattro squadre. Come valuti questo campionato con le zone alte così racchiuse, così strette, in pochi punti le prime quattro squadre? Siamo ancora all'undicesima, dodicesima giornata, quindi è veramente presto. Quando lo diciamo non è che sono frasi fatte. Però, ripeto, con quella prestazione penso che dobbiamo fare il nostro di campionato e non pensare a nessun altro, perché oggi ci troviamo secondi, però per una decina, nove giornate siamo stati sempre primi, insieme a Lecce o no, insieme a qualcun altro o no, da soli o no. E in quelle partite abbiamo solo e esclusivamente pensato a noi e ci è andata bene. Penso che la strada giusta è quella. Non dobbiamo pensare a oggi che c'è la Juve Stabia lì su o c'è il Matera che siamo a pari punti. Dobbiamo solo pensare che quando vogliamo, quando abbiamo la testa libera, quando andiamo in campo cattivi, quando andiamo in campo consapevole della nostra forza, quindi non c'è bisogno di guardare o temere nessuno, è solo di seguire la nostra strada. Il tuo modo di stare in campo è partecipativo anche con la voce, tu sei uno di quelli che parla molto in campo per spronare i giocatori che ti stanno vicino perché si dia sempre meglio. Da questo punto di vista sei forse uno dei giocatori più importanti per la determinazione di questa squadra. Ritieni che da quando si affoggia questo che si è formato il miglior gruppo dal punto di vista della determinazione dell'ascolto l'uno dell'altro? No, non sono d'accordo, perché voglio dire, a guardare Marcello Quinto, Cristianielli, che comunque stanno qui da 5 anni e comunque hanno fatto altrettanto bene, non su quello punto di vista non sono d'accordo. Magari sono d'accordo con lei quando dice che io cerco di dare una mano a loro, quello è vero, perché nei passati degli anni con la mia carriera ho imparato a leggere la partita magari in modo che gli altri non riescono a leggere. Quindi quello lì cerco di passare a loro, che come ci sono arrivato io ci possono arrivare anche loro. Poi mi dispiace vedere tanta qualità e
vedere tanta gente che c'è tanta qualità e aver fatto solo questa categoria. Quindi quello cerco di dare una mano, ma non solo in partita, ma anche giorno dopo giorno in allenamento. Un'altra domanda riguarda le tue spinte in avanti. Quest'anno stai giocando sempre sulla destra, l'anno scorso invece ogni tanto andavi anche verso il centro, più verso il centro, ricordiamo quella bellissima doppietta. È una disposizione di stroppo o sei tu che ti tieni più direttamente sulla destra rispetto all'anno scorso? No, dobbiamo comunque ricordare che quest'anno abbiamo dato la gestione tecnica, quindi oggi magari diversamente dell'anno scorso verticalizziamo di più, quindi verticalizzando di più magari per forza devi palleggiare un po' di meno, quindi cerco di ritrovarmi comunque sempre in fascia, però non è neanche vero perché comunque il possesso palla ci è rimasto, però ora riusciamo quantomeno a concretizzare di più o verticalizzare di più, come volete, come preferite interpretare. Sei stato anche spesso molto anche schietto e critico anche nella scorsa stagione, nei momenti in cui c'era bisogno di esserlo a tuo modo di vedere. Perciò volevo chiederti, secondo te in quelle precedenti tre giornate in cui sono arrivati due punti, quindi c'è stata una lieve flessione di rendimento, a cosa è stato dovuto e poi qual è stata la molla che ha determinato questa ripresa nel derby con il Monopoli e poi nel derby di Lecce? Oh, sicuramente, ma più che altro l'anno scorso, perché siamo venuti a perdere dei punti, siamo venuti a mancare in partite proprio abbordabili e poi abbiamo pagato magari con la vittoria del campionato. Quest'anno invece siamo partiti molto bene con quelle squadre, tutte quelle squadre che erano alla nostra portata, quasi non abbiamo perso punti con queste squadre. E poi quando è venuto il primo pareggio a casa, che è venuto dopo, subito dopo il pareggio a Matera, e poi la sconfitta a Juve Stabia, sicuramente sono risultati che ci stavano, che ci potevano capitare. Però sappiamo com'è la piazza, sappiamo che cosa ci giochiamo, sappiamo l'importanza di una vittoria di campionato qui a Foggia, quindi anche una sconfitta prende delle misure incontrollabili, ecco. Senti, volevo chiederti come ti senti tu in questa fase della stagione, come stai e che giudizio dai del tuo inizio di campionato? Io penso che mi darei un giudizio positivo, perché la squadra va bene, quindi quando la squadra va bene i single altrettanto vanno bene, quindi io sono contento. Come ho detto prima, la squadra ha ancora un margine importante di miglioramento, di crescita, e insieme alla squadra anch'io. Nato questo campionato e per come si sta delineando, pensi che possa essere l'anno giusto, anche raffrontandolo a quello che è accaduto l'anno scorso e a ciò che avete imparato dagli errori commessi l'anno scorso? Non penso, ripeto, è presto per parlare, è presto per sbilanciare. Però io cerco di passare anche la consapevolezza ai ragazzi di che quando siamo con la testa, quando ci rendiamo conto, soprattutto nelle partite, che cosa stiamo andando incontro con una possibile vittoria di campionato qui a Foggia, che dobbiamo essere orgogliosi di far parte di questa squadra, di far parte di avere questi tifosi, questa città.
chi comunque ci dà tanto, però altrettanto da un'altra parte vuole tanto. Quindi dobbiamo prendere tutti questi presupposti e mettere in pratica e credere in quello che facciamo, perché veramente siamo forti, siamo veramente forti, abbiamo veramente un margine ancora molto grande di crescita. Quindi se ci rendiamo conto di tutto quello, di tutto il sistema che abbiamo intorno, secondo me può darsi che sia l'anno giusto. Però ripeto, è presto per parlare. Però prima, se riusciamo a rendersi conto di quello prima possibile, penso che la strada può venire meno insidie. Chiudo con tre domande rapide. Volevo chiederti, dicevi prima dobbiamo pensare solo a noi stessi, però avendo incontrato tutte e tre le principali concorrenti al primo posto al momento, che idea ti sei fatto? Qualcuna delle tre materie di questa Via Lecce ti ha impressionato un po' di più delle altre, se sì e perché? Poi volevo chiederti di questa partita col Catania, che in un buon momento, oggi ha perso in Coppa, però insomma stare alla Coppa spesso non è attendibile ovviamente quanto le partite di campionato. Che squadra è? Chi conosci? Credo Palucci, che ha giocato con te a Siena soprattutto, insomma. E poi un bilancio di questa esperienza di Foggia, un anno e mezzo, come ti trovi? E visto che insomma, credo che è sotto gli occhi di tutti che la città si è legata molto a te, si è affezionata, sei uno dei giocatori simbolo della squadra. Ma quanto alla prima domanda, la Juve Stabia sicuramente sta vivendo un momento magico. È una bella squadra, una squadra organizzata, ha un allenatore che ha messo a loro un'idea di gioco, quindi stanno andando bene. E quando te vai sulle ali di entusiasmo sappiamo dove possiamo arrivare. Poi Matera lo conosciamo più che altro, l'allenatore, sappiamo che comunque questa categoria conosci come pochi, quindi non è da sottovalutare. Padalino lo conoscete tutti, insieme alla squadra, i blasone che hai Lecce, può arrivare anche, però alla fine passa tutto da campo, quindi l'anno scorso ti hanno pure preso in giro all'inizio perché si è detto la Ferrari, e siamo venuti a mancare già inizio campionato perché giustamente avevamo un allenatore in gamba, avevamo una squadra forte, però in campo stavamo venendo di meno per un motivo o l'altro. E poi con la partita di sabato, di domenica, sicuramente loro vengono di un buon momento, però veniamo anche noi, alla fine siamo in netta ripresa, abbiamo perso una partita 4-1 brutta, ci siamo ripresi Coppa Italia, come hai detto prima non è importante, invece secondo me lo è, perché la partita di Coppa che abbiamo vinto ci ha ridato quella consapevolezza che magari anche l'ambiente aveva perso per un motivo o l'altro, per la sconfitta di prima, per i due pareti precedenti alla sconfitta. Quindi anche noi veniamo di due risultati sì positivi, ma più che altro di due prestazioni importanti, dove abbiamo dimostrato che ci siamo, che siamo forti. Quando ci siamo con la testa cattivi, la qualità viene fuori. Poi quanto lì che conosco a Catania, sicuramente c'è Paolucci, è uno di categoria superiore, lo conosciamo, ha fatto la Serie A, l'ha fatto bene, ha fatto la B, l'ha fatto bene, però anche noi abbiamo della gente che ha fatto la Serie A, la Serie B, e noi abbiamo tanta gente che in Serie C, anche facendo solo la Serie C, hanno fatto bene, è un lusso per noi, quindi siamo contenti.
Siamo veramente contenti e felici. Poi dalla mia esperienza qui penso che l'affetto cerco di dimostrare anche io, perché so che alla mia, al mio arrivo c'è stato un po' di scetticismo anche per i miei dati anagrafici, per la mia età, però lo so che alla fine la risposta va data sempre sul campo. Quindi mi sono allenato, mi sono cercato, ho cercato di mettermi sempre a disposizione. So che piano piano sarei venuto fuori, perché dovevo entrare nei meccanismi di un allenatore che guarda il calcio diversamente di tanti altri, però alla fine bene, mi sono affezionato anche io, forse anche troppo. Ora ando nervoso per qualsiasi cosa, quindi l'ho presa troppo a cuore. Stavo dicendo che il tecnico sta cercando di portare qualcosa di suo rispetto all'anno scorso. Diciamo, un meccanismo collaudato sul quale però punta sempre è la tua sovrapposizione sulla destra. A questo proposito, quanto ti sta mancando Sarno? Perché effettivamente con lui c'era un'intesa, un tempismo che probabilmente con altri non si è riuscito ancora a trovare. Oh, sicuramente Sarno, quando non gioca, si sente la mancanza netta, perché ha delle qualità importanti. Ma penso che quello che ho costruito con lui ci abbiamo messo tanto tempo, perché anche l'anno scorso non è che le cose venivano così, ci abbiamo messo tanto lavoro e ora sembra che ci siamo arrivati. Sono contento perché io ogni partita dico a lui, vado da lui, gli dico: guarda che dobbiamo far vincere noi, dobbiamo essere protagonisti noi, li spacchiamo, facciamo noi, cioè cerchiamo di essere protagonisti, gli diciamo ci fidiamo uno dell'altro e ci andiamo, cioè, quindi ci parliamo, cerchiamo di... Ma la stessa cosa faccio con Chiricò. Poi non la vedo così, perché anche alla fine Comino... cerchiamo comunque di fare, però Mino quest'anno ha giocato tanto a sinistra, quindi quando ci troviamo lì magari per una cosa o l'altra non c'è lo stesso feeling con Sarno, però penso che è tutto questione di lavoro, stiamo lavorando, ci arriveremo, magari sono caratteristiche diverse, quindi però anche partite precedenti anche con Chiricò mi sono trovato benissimo, penso che anche come lui, perché le stesse parole che dico a Sarno lo dico a Chiricò, perché le stesse stime che ho per Sarno ho per Chiricò e per tutti gli altri che magari giocheranno lì davanti, e voglio che anche loro abbiano questa stessa stima su di me. Una curiosità, premetto che non guardo gli allenamenti, non riesco a seguirli, ma credo che in pochi riescono a seguirli. Mi incuriosiva il fatto che tu riuscivi comunque, essendo scattuto a destra, ma lo stesso succedeva a sinistra, nonostante credo che i sistemi di allenamento di soprattutto di De Zerbi fossero orientati alla resistenza e molto all'allenamento col pallone, facevi degli esercizi a parte per poter poi riuscire, come ci sei riuscito l'anno scorso, a fare tutta la partita avanti e dietro? Presumo che adesso con il nuovo sistema di allenamento del nuovo mister probabilmente troverai il giovamento tu per le tue caratteristiche. No, sicuramente per fare il lavoro che faccio io in campo, per fare il ruolo che faccio, devi stare bene, perché sennò soprattutto io per caratteristica non riesco ad essere incisivo, non riesco ad esprimere quelle che sono le mie qualità. Quindi già l'anno scorso lavoravo, cerco, purtroppo sono un po' fissato, forse con la vecchiaia mi sto fissando un po' di più, quindi mi curo un po' di più di prima, di quando ero giovane sicuramente, però purtroppo queste sono cose che vengono con la maturità, magari a 20 anni avessi la testa che ho oggi. Però cerco di lavorare magari dove penso che ho più bisogno, dove magari insieme ai preparatori atletici dicono che magari in un certo tipo di lavoro sto venendo meno, quindi dopo allenamento o una giornata, una mattina che siamo liberi,
Vengo la mattina, sto con il preparatore atletico e faccio quello che magari secondo noi mi può darmi qualcosa in più. Quindi penso che quello sia importante, io l'allego così. Io devo fare una settimana bella di lavoro, almeno così so che la domenica mi troverò nelle condizioni di far bene, che poi posso far bene o no, posso far meglio di una domenica precedente o no, però devo quantomeno trovarmi in condizioni di poter far bene. Tu con Rubin e l'anno scorso con Di Chiaro oppure soltanto tu? Perché eravate, cioè, questi erano i ruoli che avevano bisogno di un lavoro differenziato, immagino. No, il problema è che ognuno conosce se stesso. Cioè, non è che il lavoro va fatto come squadra. Poi magari ognuno, ripeto, conosce se stesso, sa di che cosa in più o no ha bisogno. Io ho bisogno perché, secondo me, per fare il ruolo che faccio, come interpreto io, come lo voglio fare io, ho bisogno di fare di più e lo faccio. Quindi anche gli altri, magari non ha bisogno di fare una cosa in più, ma ha bisogno di fare la forza o la reattività. Quindi è più una cosa, quella cosa di più è più una cosa personale. Quindi magari c'è gente che non ha bisogno e va forte uguale. Io ne sento la necessità di farlo. Manuel. No, volevo chiederti due cose. Innanzitutto, tu hai giocato in Serie A, hai giocato in Serie B, adesso che stai il tuo secondo anno in Lega Pro. Che categoria è la Lega Pro? Cioè le difficoltà, che cos'è che può creare più problemi? Sono i campi che magari non sono granché, gli avversari aggressivi. Che differenza c'è, non so, tra la B e la Lega Pro? Guarda, sicuramente la Lega Pro è una categoria da andarsene via subito. Ma scherzo a parte, no, è una categoria difficile. Difficile perché non ci basta qualità per vincere, non ci basta organizzazione. Per vincere ci vuole un insieme di cose. Ci vuole la qualità, ci vuole la cattiveria, ci vuole l'ignoranza, ci vuole un sacco di cose. Perché poi se magari viene a mancare una di quelle cose, rischi per non vincere il campionato. Poi, con differenza per le altre categorie, ripeto, secondo me questa è più difficile. È più difficile perché è veramente tosta, perché guardi solo un, va solo diretta una. Poi i playoff erano già difficili, poi quest'anno non ne parliamo, perché può darsi che una che arriva all'ultima di coda, può darsi che riesca ad apprendere il posto per andare in Serie B, quindi è difficile, è una categoria difficile, è una categoria brutta, una categoria tosta, una categoria, ripeto, da andarsene subito, però ci vuole tante tante componenti, lo sappiamo, e dobbiamo cercare di individuare quella che ti manca per poter andartene via. Quindi mi aggancio a questo perché tu parlavi vincente, tu sei un vincente, perché forse magari uno conosce la tua storia qui in Italia, hai vinto un campionato, però insomma tu da giovane, magari 20 anni, hai fatto parte di una squadra fortissima all'epoca che è il Corinthians, che ha vinto Coppa del Brasile, ha vinto Paulistano, ha vinto Torneo Rio San Paolo, un gruppo di gente che giocava in nazionale. Ecco, secondo te che cosa per vincere, tu hai detto una serie di cose, a questo Foggia che cosa manca? Perché adesso li arriviamo e così vinciamo. Secondo me, se ci aggrappiamo magari al discorso che fanno anche i tifosi quando ce la prendono con te, con noi, dopo una sconfitta, se la interpretiamo bene anche i voler della gente che ti ferma per strada, e mettiamo la domenica, può darsi che sia quello che ti manca, proprio la consapevolezza di dove siamo e
e per cosa stiamo lottando, che cosa vorrebbe dire vincere, portare il Foggia in Serie B dopo tanto tempo. Però capisco che non è facile, però ripeto, forse io riesco a rendermi conto, perché quest'anno l'ho preso la cosa un po' più a cuore del solito. Cioè non riesco, ora non riesco a fare solo il professionista qui, e magari dopo una sconfitta, dopo chi provi a passare certi pensieri, che non ci arrivo e mi fa male, sto male. Però secondo me la consapevolezza di quello che ci possiamo, di cosa vuol dire vincere il campionato qui, di risollevare una città, penso che lì magari ci potrebbe dare una mano grossa. Ecco, a livello di consapevolezza, cosa ha lasciato Lecce all'interno del gruppo? Perché ci sono delle partite dei campionati che sono spartiate, che dividono, che ti danno consapevolezza, a prescindere dal risultato, quella di Lecce nell'immaginario comune, collettivo, no? Anche dei tifosi, forse vale più delle 6 vittorie, perché ha dato l'impressione in un campo difficile veramente di essere una squadra che ha comandato il gioco per diversi minuti, che ha giocato e che alla fine è mancata la vittoria, però resta una grande prestazione. Io credo che a livello di gruppo qualcosa lasci una partita del genere. Sì, io me lo auguro che sia così, ma no, non me lo auguro solo perché comunque l'abbiamo prese bene tutti, cioè città, tifosi, stampa, però me lo auguro che ognuno capisca, si renda conto di quello che abbiamo fatto lunedì sera a Lecce, che avevano 20.000 persone e il pallino della gara l'avevamo noi per tanto tempo, senza fare fatica, però era come se stavamo allo Zaccheria. Quindi secondo me è quella consapevolezza che avevamo già dimostrato a casa contro Monopoli, però giustamente Monopoli, Lecce diranno: ah, hai preso una squadretta, cosa che noi dei misteri sappiamo che non è così, perché forse il Lecce veniva da una sconfitta a Catania, il Monopoli veniva di 4 risultati positivi, ma 4 vittorie, quindi erano quasi quasi più in salute che i Lecce, che veniva da una sconfitta e potevano magari mancare delle energie mentali, fare dei pensieri. Però resta comunque la prestazione, che veramente c'è stata una prestazione maiuscola di personalità, di uomini, di gente che vuole, sa quello che vuole, ecco. A che punto è il Foggia secondo te? Secondo me è il 70%. Secondo me abbiamo ancora dei margini, nonostante la partita fatta a Lecce, prendendo in considerazione quella partita, secondo me ancora abbiamo dei margini di miglioramento importanti, collettivo e individualmente. A livello di partita, risposto su quella di domenica, che oggi è mercoledì, che stadio vi aspettate, visto che comunque già con Monopoli erano 10.000 i tifosi, avete fatto una grande partita a Lecce, che stadio vi aspettate? No, perché alla fine se sono 10.000 e sono 20.000, come rumore siamo lì, però ci si aspetta sempre di più, perché ci fa piacere, perché vuol dire che ti ripagano il lavoro, il sudore che metti in settimana. Vuol dire che il nostro lavoro è stato riconosciuto, vuol dire che loro vedono in noi la possibilità di cambiare storia della loro città, che credono di più, che ci sono anche loro. Quindi più gente ne vedi, più ci fa piacere per questa cosa, più che altro per il rumore, perché anche se siamo solo 5.000 con il rumore siamo lì, ci fa paura uguale, perché sono fatte così,
tifano col cuore, quindi però più gente fa e più vede le coda, mi dispiace per loro, però ci fa, in un certo senso ci fa piacere perché vuol dire che siamo sulla strada giusta. La personalità, perché sembrava un anziano in campo. Aveva ragione, cioè nel senso è impressionato, al di là del vederlo ogni giorno in allenamento, questo suo carattere che si poteva scoprire solo in campo, non in allenamento, ha impressionato anche te, visto che lo vedi ogni giorno, la sua personalità per la sua giovanità. Sicuramente ha impressionato mister Padalino perché non lo conosce. A noi non è stato, non dico neanche una sorpresa, perché lo vediamo ogni giorno in allenamento e sappiamo di quello che è capace. Certo, questi riconoscimenti, questi apprezzamenti ci fa piacere per lui, ci mancherebbe. Però da parte nostra non eravamo scettici per niente. Lo sapevamo che lui era in grado di sostituire Guarna alla grande, che aveva delle qualità importanti. E sono veramente molto felice che lui è riuscito a dimostrare. Perché ho visto che dalla prima partita avete comunque sempre fiducia in lui, nel lasciare la palla. Sì, ma noi abbiamo fiducia in chiunque entra a sostituire un compagno. Poi che magari lui è stato sfortunato, diciamo così, perché la prima partita abbiamo perso 4-1, di cui lui ha fatto delle due o tre parate importanti, quindi lui non ha avuto nessuna responsabilità sul gol. Poi a casa si è rifatto, perché su 2-1 ha fatto una parata importante. Quindi noi sapevamo della sua forza, della sua personalità, e quando succedono queste cose, che viene uno della panchina e fa direttamente il protagonista, e prendi delle elogi, cioè non ci fa altro che piacere. Però noi lo sapevamo già della sua forza, personalità, carisma, quello che era, eravamo sicuro di lui come lui era sicuro di noi.